Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente ho finito di farmare le bestie, o per meglio dire i manichini, che mi hanno aumentato le mie affinità con, diciamo, tutte le categorie, possiamo dire, di mostri che ci sono all'interno del gioco, tranne i fantasmi e draghi, che non ricordo se effettivamente esistono dei manichini per essi. Sinceramente non me lo sto ricordando, ho guardato un pochino su internet ma non ho trovato chissà che, quindi ho lasciato perdere e quindi va bene così. Adesso la cosa che devo fare assolutamente è utilizzare una magia per andare in officina, così ripariamo tutto il nostro equipaggiamento. Quindi andiamo su oggetti, modifica e ripariamo il nostro equipaggiamento. Benissimo, una volta fatto questo, riutilizziamo il teletrasporto e ritorniamo alla galleria oscura. Ritorno alla galleria oscura, che praticamente è stata l'ultima parte. Oh, quindi posso rifarmare le varie bestie. Oddio, quindi posso farlo ovviamente per più, giustamente perché così lo posso fare per più armi e soprattutto per aumentare ancora di più l'affinità con i mostri, vedete, bestie, non morti, eccetera, eccetera. Una bella sbattitura di palle. Allora, andiamo verso questa porta, che credo essere quella giusta. Una porta si è aperta, quindi andiamo avanti. Ok, Ashley ce l'ha fatta. Forse non era questa in realtà la porta che dovevo aprire. Sì, mi sa che non era questa. Mi sa che non era assolutamente questa. Beh, non mi ha tolto niente. Allora, io dovevo andare. È che effettivamente non c'è una bussola che mi dica effettivamente dove andare. Allora, il nord è praticamente da questo lato. Ecco, il nord è da questo lato. Quindi è la porta praticamente a sinistra da dove sono uscito ora. Questo sarebbe il nord, giusto? Sì, il nord è questo. E io quindi devo andare su questa porta. Madonna mia, adesso i danni che faccio con l'affinità è un qualcosa di pazzesco. È un qualcosa di pazzesco. Oh, e qua finalmente possiamo utilizzare la chiave d'argento. Vabbè, attiviamo la trappola, tanto non è un problema. E apriamo il forziere. Ammiraglia, un'altra arma in Damasco, quindi tanta roba. Bors, che è una malachita artificiale con nome di un cavaliere delle leggende. E pozione del mana. Quindi vediamo subito la nuova lancia che abbiamo ottenuto. Tra l'altro in Damasco, che ha 10 più tutti, addirittura attacco forza 37. Quindi direi quasi vicina addirittura anche alla nostra spada bastarda. Quindi tanta roba. E adesso voglio vedere la gemma che abbiamo ottenuto.
Quindi incastona gemme, armi. Qua non si possono mettere gemme, vabbè, non è un problema. Qui invece se ne possono mettere due. Allora, vediamo la nuova borsa. Ah, ok, quindi è dall'intelligenza in più questa. Ok, quindi direi che non ci serve per una spada alla fine. Per una spada non ci serve. Ok, possiamo tornare indietro. Magari dovrei disassemblare l'arma e riassemblarla. Per mettere magari un manico che possa permettere di utilizzare... che possa permettere di utilizzare delle gemme. Perché effettivamente quella lancia è davvero buona. Allora, utilizziamo la magia, teletrasporto e andiamo verso, se non sbaglio si chiamava Le Rue. Ecco, devo andare qui alle Rue Le Jeux, però ovviamente non ho ancora la possibilità, quindi andiamo qui nell'armeria, così nel frattempo recuperiamo un po' di mana e nel frattempo modifichiamoci la nostra lancia. Quindi disassembliamo la nostra ammiraglia. Benissimo. E assembliamo nuovamente la nostra arma. Ovviamente non posso unire la Damasco a niente, quindi utilizziamo dei manici. Vediamo quali abbiamo. Ah, abbiamo soltanto questo. Ma io dovrei avere delle altre armi. Ecco, io ho affinità, ad esempio. Ecco, la disassembliamo, tanto. E assembliamo nuovamente la nostra lancia. Quindi utilizziamo la Volge. E abbiamo lo Spiculum e l'asta leggera. Io invece utilizzo la Spiculum e utilizziamo anche la gemma, ovvero la Dragonite. Perché mi serve un'arma che comunque sia molto efficace con i draghi. Ripariamo l'equipaggiamento. Perfetto, ci siamo. Adesso recuperiamo gli MP piano piano con il rischio che si abbassa. Allora, vediamo quanti MP mi servono per andare in quella zona. Ok, 47 MP. Perché in questo momento vi sto facendo vedere dove poter andare con tutte le porte, diciamo ad aprire le porte con la chiave d'argento e prendere dei forzieri che altrimenti sarebbero rimasti indietro e che quindi non avremmo potuto prendere. E sinceramente... Non è il top. Allora, abbiamo già recuperato abbastanza MP. Quindi andiamo al Rue Le Jeux. Perfetto. Adesso qui devo andare alle mura nord, che praticamente è quell'uscita, quella in basso a destra. Perché devo andare lì, alle mura nord. Ok. Quindi andiamo di qua. E qui andiamo verso le mura nord. Questi, se non sbaglio, sono definiti draghi, vero? Sì, infatti. Per questo non faccio così tanti danni. Allora, vediamo la mappa perché devo andare nella stanza che dovrebbe essere qua, da ragazzo a eroe. Sì, dovrebbe essere questa. Ok.
Io però mi voglio anche curare un po', perché mi sembra anche giusto. Vedete, con un po' di affinità siamo arrivati a fare dei danni pazzeschi. E tra l'altro abbiamo l'affinità debole. E guardate invece adesso qua, non abbiamo bisogno neanche più di utilizzare. Ora è perché non l'ha colpito. Ma non abbiamo tecnicamente bisogno più di utilizzare neanche. Troppo veloce. Non abbiamo più bisogno di utilizzare, diciamo, né gli equipaggiamenti bassi per l'avversario e né tutte le altre cose. Possiamo tranquillamente attaccare e farlo fuori in pochissime mosse. Vedete, l'affinità aiuta tantissimo, soprattutto in questa parte finale del gioco. Infatti ho aspettato. Oh, qui c'è un pupazzo. Oh, il pupazzo fantasma abbiamo trovato. Ah, c'è il pupazzo fantasma. Beh, potrei approfittarne a questo punto. Faccio un piccolo taglio e mi metto a formare qui il pupazzo fantasma. Ottimo. Va bene, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Ok, finalmente ho formato anche il pupazzo fantasma. Vi faccio vedere cosa ho ottenuto da tutto ciò. Quindi guardate adesso come finalmente la mia arma sta cominciando a prendere diciamo, una forma, no? Sta prendendo una forma ed è ottimo il fatto di poter avere tutte queste affinità in un'unica arma. Adesso effettivamente ho il risk un po' troppo alto, per cui dovrei effettivamente farlo abbassare. Ne approfitto giustamente per abbassare un attimo. Anche perché adesso dovremo affrontare per l'appunto un boss a breve. Questa è, diciamo, una piccola parte esplorativa che vi sto facendo vedere per recuperare degli oggetti e recuperare comunque in generale delle zone che prima non potevamo esplorare. Perché ricordatevi che adesso che abbiamo la chiave d'argento, tante porte che prima erano chiuse, adesso possiamo aprirle. E quindi direi che la soluzione migliore è quella appunto di riesplorare tutta la zona. Per cui scendiamo. Qui affrontiamo l'elementale oscuro. Vabbè, Drainmind alla fine. Come potete vedere, ormai siamo addirittura fortissimi perché la nostra affinità è talmente alta che ci dà anche una difesa. Quindi scendiamo. Vedete, addirittura shottato. One shot addirittura. Madonna mia. Allora, non so se effettivamente qua devo andare, perché forse mi sto confondendo. Vediamo. Non so se qua. No, mi sa che qua comunque non ci devo andare. No, mi sa che non dovevo andare di qua. Mi sa che mi sono confuso. Dovevo andare. Non di qua, ma nella porta quella là azzurra che c'è di là. Ma che già è respawnato?
Bulbo del mana, che schifo non mi fa. Qui dovrebbe essere respawnato anche il pupazzo fantasma. Bene, così qualora dovessi decidere di rifarmarlo, so dove farmare appunto il pupazzo fantasma. Quanto ho borchiato non mi interessa. Devo vedere se effettivamente devo andare di qua, perché no, questo è chiuso. A Tempio di Ghilta. Sì, effettivamente dovrei andare di qua. No, ma non devo andare di qua. No, mi sto confondendo, mi sto veramente confondendo. Allora, entriamo un attimo. Perché devo ricordarmi effettivamente dove andare. Ora non ci sto letteralmente pensando. Allora, io sono andato di qua. Dov'era che era quell'altro baule? Un attimo che ci penso. Ok, ragazzi. Mi sono teletrasportato qui, vi faccio vedere nella mappa, nelle porte di Valdiman per riuscire ad andare verso le mura a sud. Quindi dobbiamo aprire questa porta, scendere. Esiste, eccolo qua, il pupazzo drago. Quindi finalmente possiamo battere anche il pupazzo drago e poi scendere per quella porta che, come potete vedere, non abbiamo ancora esplorato. Quindi mi farmo il pupazzo drago e dopodiché ci vediamo ovviamente per continuare la nostra avventura. Finalmente anche il pupazzo drago è stato buttato giù e guardate finalmente la mia arma, quanta affinità ha con tutti, e ripeto, tutti i tipi di mostri presenti nel gioco. A questo punto andiamo avanti. Apriamo la porta. Oddio, sono col rischio al massimo, vero? Ah, ok, qua lo posso. Ok, qua posso anche lasciarlo fare, ok? Qui adesso posso aprire delle altre porte che mi portano, però non so dove. Alle mura sud, là ci vuole la chiave d'oro. A Vergine di Ferro S1, ma io qua ancora non ci devo andare. No, io qua ancora non ci devo andare. No, qua ancora non ci devo andare, per cui torniamo indietro. Ovviamente è ritornato il drago. E adesso teletrasportiamoci. Dov'è che dovevamo andare? Plateia. Qua, Plateia Luminar. Sì, perché praticamente devo ritornare indietro, alla zona della cattedrale. Quelle sono zone che andremo ad esplorare dopo. Qui ovviamente argento e damasco, ma non credo di poter craftare molto, anche perché ho la daga e la lancia in damasco. Posso provare ad unire qualcosa, vediamo.
Avrei la Shamshir da unire con questa per fare una picca di Damasco che non serve assolutamente a nulla. Sì, mi crea praticamente picche, solo picche. Sinceramente non mi interessa più di tanto. Ok, quindi devo aspettare adesso che gli MP si ricarichino. E dopodiché ritornare alla platea Lumitar. Però non andiamo subito dentro la cattedrale, bensì andremo ad esplorare dove avevamo incontrato prima quel pupazzo malvagio, quel pupazzo demone. Quindi diciamo che ancora non è finita la nostra esplorazione. Quindi andiamo. Benissimo. Ok, ritorniamo di qua. Io ovviamente è ritornato il pupazzo, ma noi dobbiamo andare di qua. Bene. Qui ovviamente, se vi ricordate, era la stessa zona dove praticamente stavano parlando la ragazza con lo scagnozzo di Sydney. Quindi guardate dove erano già arrivati lontano. Allora, abbiamo lo spaccacostole, che in realtà io vorrei disassemblare. Power palm potrei anche portarmelo, anche se già ce l'ho un power palm. Elefante, asce, mazze, scettri. Manico pesante d'acciaio, questo addirittura di Damasco. Potente elsa fatta d'acciaio. Impugnatura con guardia incrociata. Proiettili d'acciaio, ottimo contro le armature. Sì, asta leggera la possiamo buttare, che è assolutamente useless. Audienza, vino di dolce qualità di Lomond, invecchiato alla perfezione. Ali di fata e testa di drago, talismano ricavato dal teschio di dragone, un buon aiuto nelle lotte contro i draghi. E questo effettivamente potremmo portarcelo. Magari al posto di una rondash che non mi serve assolutamente. E appena trovo un baule devo assolutamente svuotarmi tutto. Va bene, possiamo andare avanti. Abbiamo sbloccato la porta che ci permette di tornare in quale zona? Ah, ecco, la zona quella dove c'è l'armeria. Vero, che era chiusa, invece adesso. Oddio, mi ha mancato perché c'era il muro, che figata. Con l'affinità alta adesso. Eh. 108 addirittura. Lol. Adesso mi sa che lo attacca. No. Mi, a volte succede che quando viene attaccato dagli amici. Quando vengono attaccati dagli amici, loro si rivoltano contro di loro e si cominciano ad attaccare. Comunque. Non mi interessa, entriamo all'armeria perché tanto non mi interessa fare altro. Deposito adesso tutte le collane che non mi interessano. Quindi accediamo allo scrigno. Faccio un po' di traffici qui con lo scrigno e ci vediamo appena finisco. Eccoci qua, finalmente abbiamo finito. Tutta l'esplorazione, tutto ciò che dovevamo fare, e come potete vedere, adesso siamo pronti per la fase finale del gioco. Adesso ci stiamo addentrando all'interno della cattedrale, e come potete vedere, la mia arma principale, ovvero la spada bastarda, almeno al momento, perché poi mi farmerò le altre armi. Guardate le caratteristiche, davvero eccezionale. Affinità altissima con tutti i tipi di mostri presenti all'interno del gioco. Gli MP si sono caricati. Tutto
tutto si è caricato, andiamo avanti perché adesso dovremo affrontare una sezione complicata perché ci saranno dei boss da affrontare. Ebbene sì, tanti boss quasi di fila da dover affrontare. Come potete vedere, il piedistallo qui ancora è bloccato, ovviamente non possiamo utilizzarlo al momento. Entriamo nella porta qui. Adesso qui non dovrei superare il fiume, ma devo entrare in questa porta se non erro, perché devo affrontare il primo boss. Eccolo. Ah no, questo è il secondo boss che in realtà volevo affrontare. Vabbè, niente, lo affrontiamo ora. Lui è Ifrit. Ebbene sì, anche qua si ripete il nome di Ifrit. Lui è un tipo fuoco e fantasma, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è, come mago, utilizzare, come druido, scusate, una Frost Fusion, affinità all'acqua, ecco, rafforza l'affinità dell'arma all'acqua. Quindi potenziamoci in questa maniera e ci facciamo anche un Heracles. Un Heracles, Hercles, com'è che si chiama? Non me lo ricordo. Heracles. Così da poterlo sconfiggere subito. Potrei fare anche un Degenerate su di lui, ma non credo ce ne sia bisogno. Lui ovviamente ha degli attacchi potenti. Non è troppo veloce. Che però riusciamo a tankare abbastanza bene grazie alla nostra affinità. È più semplice da attaccare alle braccia. Ecco, per rendere il tutto più facile, direi di fare un bel degenerate su di lui. Non ha tantissimi HP lui, quindi esatto, adesso possiamo. Bene, con i critici, colpi diciamo in velocità. Veloce anche adesso. Spero di non creparci. Oddio. L'ho scampata grossa qui. Lui le combo effettivamente potrebbe pararle. Perché diciamo la difficoltà di questi boss, di questa zona del gioco, ovviamente, il fatto che gli attacchi a catena possano in un qualche modo pararli. Infatti, come potete vedere, è molto più difficile. È sempre veloce. Allora, curiamoci ancora. Abbiamo un'alta percentuale di possibilità di colpirlo anche sotto risk. Quindi diciamo che la difficoltà di per sé è molto. Ecco, se facciamo dei colpi così, che ci proviamo. Ah, vabbè, 136 critico. Ciaone. Ciaone proprio. Sconfitto. Classe ancora Berserker e HP più 4. Niente, non riusciamo a prendere altro. Elisir delle regime e Grimorio Flame per imparare la Flame Sphere. Quindi tanta roba. Quello che voglio fare però adesso è non andare di qua. Innanzitutto devo potenziarmi con gli oggetti che abbiamo preso. Questo 25, tutti gli MP, no. Acqua Guard. Ah, ecco, questo mi serviva, però vabbè. Ricostituente, ecco, accresce gli HP, quindi iniziamo a buffarci con tutti gli oggetti che abbiamo ottenuto finora, quindi già HP più 3, non è male. Vi ricordo che ogni pozione
accresce le statistiche di massimo più 4. Quindi io sinceramente non mi interessa. Potrei fare il giochetto di mettermi vicino a un salvataggio e salvare e caricare ogni qualvolta ottengo un più 4. Ma sinceramente non mi interessa. Qualsiasi punteggio mi diano le pozioni, mi va bene. Non sono. In questo caso non sono così perfettino, anche se in realtà in tutti i giochi che faccio lo sono, ma qui non c'è bisogno perché comunque i miei HP già superano le 300 unità e direi che sono parecchi, sono veramente parecchi. Andiamo avanti perché devo trovare anche gli altri che mi aumentino. Se non sbaglio, dovrei avere altre pozioni. Dovrei avere altre pozioni che non so se. No, forse non ne ho più. Ok, non ne ho più, perfetto. Quindi possiamo tornare indietro. Aspettare che gli MP si ricarichino. Perché adesso ho attraversato il ponte. Oddio. Ho attraversato il ponte e, per l'appunto, entrando in questa porta, ci sarà un altro boss. Quindi. Sarà un boss questa volta di tipo acqua, visto che abbiamo utilizzato prima abbiamo combattuto prima un boss di tipo fuoco. Questo sarà invece di tipo acqua. Quindi ricordatevi di utilizzare la Spark Fusion, un Heracles magari e un Degenerate su di lui, giusto per assicurarvi, come dire, la vittoria, perché alla fine non è abbastanza difficile. Se avete fatto tutto quello che ho fatto io finora, soprattutto farmare i fantocci. Con i fantocci fantasma, soprattutto perché loro sono tutti tipo fantasma. Non dovreste avere grossi problemi. Ok, siamo pronti, possiamo entrare. Ed eccoci qua di fronte all'altro boss. Lui ha più HP rispetto a quello di prima, quindi rispetto a Ifrit. Non mi ricordo il nome, ragazzi, i nomi non me li posso ricordare tutti, però mi ricordo che lui ha più HP. Quindi, la prima cosa da fare è una bella Spark Fusion, così aumentiamo i danni di tipo fuoco, visto che lui è tipo ghiaccio. Benissimo. Successivamente, facciamo un bel Heracles su di noi e un Degenerate su di lui. Dopodiché lo affrontiamo e lo combattiamo come sempre. Acid Flow, se non sbaglio, mi dava poison. Ah, mi faceva anche un po' di danno, ok. Allora, un bel Degenerate con forza down. Anche lui, come Ifrit, è probabile che gli attacchi a catena li riesca a parare. Noi proviamo soltanto i colpi così, vedete? Ecco, proviamo soltanto le combo così. Ok, adesso aspetto. Sconfitto con un doppio critico, bellissimo, bellissimo. Il doppio critico spettacolare. Dai, siamo arrivati preparatissimi alla parte finale, ragazzi. C'è poco da fare. Siamo arrivati preparatissimi. Ancora non ho le spada che volevo io, cioè la spada finale tecnicamente, perché la farò dopo. Forza più uno, dai, finalmente un bonus forza. Aumenta gli HP. E ok, e la magia Avalance. Bene, bene, va bene. Finalmente sconfitti i due boss, si attiverà il pannello di prima, quello che non riuscivo a levitare. Adesso invece, vedete, farà su e giù e quindi è riuscito a lievitare. Utilizziamo l'oggetto per aumentare gli HP. Benissimo. Adesso invece dovrei, se non ricordo male, andare nella porta appunto dove. Aspetta, fatemi vedere la mappa.
Sì, ok. Quindi da questo lato. Allora, mi curo. Diciamo che questa zona me la ricordo bene o male. Ma, diciamo, siamo sempre lì. Esatto, qui dovrebbe esserci l'altro boss, se non sbaglio. Eccolo. Esatto. Allora, boss, direi più semplice rispetto agli altri. Qua basta semplicemente mettere una Spark Fusion e attaccare tranquillamente. Potremmo fare un Heracles e un Degenerate su di lui, magari. Così gli diamo la forza down. Ok. E io stesso mi faccio un bel Heracles. Facciamo classica strategia offensiva-difensiva. Qua, vabbè, vedete, è molto debole. La bocca. Beh, sì, vabbè, faccio danni ovunque. Attacco il busto. Lui può essere colpito anche con gli attacchi a catena, quindi ci muore facile facile, anche perché ha pochissimi HP. Ecco, già sconfitto. Perfetto. Quindi altro boss sconfitto. Quando ero un po' più piccolo io ho giocato a questo gioco, mi ricordo che qua, diciamo, non dico mi ero messo in difficoltà, però dovevo sbatterci un pochino la testa, anche perché non utilizzavo le protezioni, quindi aggiungi alcuni punti alla forza. Ottimo. Ottimo. Ecco, è quasi attivata anche la pedana all'inizio, all'ingresso. Che adesso farà la stessa cosa, inizierà a fluttuare, ma a noi per il momento non interessa. Utilizziamo l'oggetto per migliorare la forza, sperando di ottenere almeno un forza più 3 più 4. Ecco, forza più 1. Vabbè, immaginavo una cosa simile, ma non mi interessa. Alla fine la nostra forza è già abbastanza alta. Proseguiamo per questa porta. Non saliamo, anzi no, devo salire mi sa per forza sulla piattaforma. Ecco qua. E devo entrare adesso nella porta. Sì, non devo proseguire su questa piattaforma, ma bensì andare verso questa porta. Qui dovrebbe esserci un altro boss, se non sbaglio. Sì, eccolo qua. Benissimo, fantasma con anche questo fantasma con, se non sbaglio, no, se non sbaglio, affinità elettrica. Quindi qui andiamo con una bella Soil Fusion, quindi aumentiamo terra. Bene. Poi Heracles, sempre, e Degenerate su di lui. Classica. Diciamo che questo gioco è molto, tra virgolette, sempliciotto da questo punto di vista. Le strategie arrivate a questo punto del gioco sono quasi le stesse. Quindi non dovremmo avere grossi problemi. Lightning Bolt non dovrebbe farci grandissimi danni. 73, diciamo, danni piuttosto accettabili. Anche qua i danni sono altissimi. Addirittura mancato. Ecco, vedete, anche lui
diciamo, fa un po' di fatica con gli attacchi a combo, quindi magari temporeggiate. Qua mi ricuro perché adesso sta per attaccare. Thunderburst livello 3, questo è bello potente. Ma comunque lui dovrebbe creparci abbastanza velocemente, non ha tantissimi HP. Ecco, già qua inizia a pararsi. Vedete, dopo le prime due combo, ok, eliminato. Però dopo le prime due combo già inizia a schivare di più. Però anche lui ci ha fatto la fine. Ci ha fatto la fine. Classe Destroyer, quindi aumento di rango, intelligenza più 1, Elisir delle Regine e Grimorio Fondre. Ok, qua è semplicissimo ottenere. Bene, ho detto qui è semplicissimo ottenere il forziere e ho sbagliato, giustamente, perché sono un pollo. Allora, entriamo nuovamente nella stanza. Cioè, il bello è che l'ho detto, cioè, tipo, è facile. Allora, distruggiamo questa cassa. Dopodiché, spingiamo una e due, in modo tale da poter prendere il forziere. Questo, diciamo, è abbastanza easy. Armatura scanalata, guanto scanalata, pozione del vero e mostrum del santo. Ottimo, questi saranno fondamentali nello scontro finale. Andiamo a vedere gli oggetti che abbiamo ottenuto, che ovviamente come statistiche sono un po' più alte, ma qua l'affinità, diciamo, che ci rende immuni dal cambiare, mentre invece qui possiamo scambiare tranquillamente. Elmi non abbiamo niente. Armatura invece abbiamo ottenuto l'armatura scanalata, che sia come affinità che come statistiche è decisamente migliore, quindi la possiamo utilizzare. I gambali borchiati purtroppo ancora non sono riuscito in tutto il gioco a fare dei gambaletti decenti, quindi purtroppo ci piangiamo questo. Ok, ora se non sbaglio devo salire su questa piattaforma. Però, dato che comunque già abbiamo registrato parecchio, io adesso per questa puntata dico che possa essere tutto, dopo aver affrontato tutti questi boss, e ci vediamo nella prossima per affrontare la seconda parte della cattedrale. Quindi, grazie ancora per essere stati con me, e alla prossima!